Buongiorno, buongiorno. Allora, mi chiamo Costanza Turrini e per un'agenzia per il lavoro che si chiama Mavme Network io mi occupo di orientamento. Ho ideato e stiamo realizzando in alcune scuole anche qua a Milano il progetto Girls Go Get Better. Vorrei raccontarvi più brevemente possibile come siamo arrivati a questo progetto, che cos'è, e poi sono sicura che ad alcuni di voi interesserà molto, perché se volete potrete partecipare. Allora, che voi ci crediate o no, le maggiori sfide del futuro si giocano ogni giorno con il supporto della tecnologia. Forse sarebbe più corretto dire che vi piaccia o no, nel senso che abbiamo spesso alcuni momenti di ci raffreddiamo a volte davanti alle tecnologie, quando poi dobbiamo renderci conto che appartengono alla nostra vita, e non sto parlando solo di tecnologie di comunicazione, io parlo di robotica, elettronica. Io continuo a dire che uno dei momenti più belli della mia mattina è quando io esco di casa, saluto nell'ordine 3 figli, 2 gatti, un criceto e Rumba, e da un po' di tempo anche Scuba. Sono i miei robot, sono uno un aspirapolvere che va da solo e l'altro lava il pavimento, e l'ho programmato perché vada un pochino più tardi. Se l'avessi fatto io, sono certa che quando esco e li saluto mi avrebbero salutato anche con un ciao, anche stamattina sei bellissima, ma probabilmente l'ha programmati un uomo. L'unica cosa che fanno è puliscono, e direi che siamo già a buon punto. Qual è il problema? Che l'industria legata al settore IT ha questa velocità e dobbiamo rendercene conto, cioè noi non sappiamo in realtà quanti saranno i mestieri legati alla tecnologia. Alcuni li possiamo solo ipotizzare. Se io avessi saputo qualche anno fa che avrei salutato anche Rumba e Scuba la mattina, probabilmente davvero non ci avrei creduto. Ma è così. La tecnologia è in continuo aumento e la tecnologia va pensata, va ideata, va progettata. Sono migliaia e migliaia di posti di lavoro che ci saranno in futuro, ci sono adesso, e noi che facciamo ricerca e selezione del personale lo sappiamo, abbiamo bisogno di persone formate su questo settore, e sono in continuo aumento. Quindi noi ci chiediamo molto spesso quanto questo cartello rimarrà fuori alle porte delle aziende quando cercano persone collegate a questo settore, ma soprattutto noi ci chiediamo: se la tecnologia è una scelta emozionante che ogni giovane può fare, le ragazze dove sono? Perché le ragazze in questo settore non ci sono, sono pochissime, sono delle mosche bianche, e in realtà una volta che l'hanno approcciato si divertono molto, sono molto brave e si divertono molto, perché la tecnologia in realtà può essere femmina più di quanto noi non immaginiamo. Vi faccio vedere solo pochissime slide, dovete solo guardare l'azzurro e il rosa, non sto a darvi tanti numeri. Comunque sia, le ragazze e i ragazzi iscritti al liceo classico, guardate le ragazze dove sono, al liceo scientifico, guardate i ragazzi dove sono, agli istituti tecnici, ancora guardate i ragazzi dove sono, però guardiamo anche una cosa. Voto 60, quanti sono i maschi e quante sono le femmine, voto 100, quante sono le femmine e quanti sono i maschi. Una slide, un dato che mi faceva molto ridere era studio di 20 ore alla settimana, guardate le ragazze, 5 ore alla settimana, guardate i ragazzi. Abbiamo un modo diverso davvero di muoverci anche nella formazione. Forse è ora di cominciare a dire alle ragazze che sono adeguate a qualsiasi settore vogliono approcciare, che non c'è una formazione che va meglio per i maschi o che non va bene per le ragazze, e questo probabilmente è una cosa, è un elemento che andrebbe spiegato molto bene ai genitori più che alle scuole. Però noi cominciamo con le scuole, con i genitori, facciamo momenti di orientamento anche per loro.
Dopo succede questo, i diplomati digitali, se voi guardate l'utilizzo dei social network, le ragazze vuol dire che sul web ci vanno e si divertono, utilizzano social network. Dopo sono abbastanza brave nel ciò che è multimediale, nell'elaborazione testi, ma dove si parla di programmazione, dove si parla di sviluppo delle tecnologie, sono sempre i ragazzi. Cosa succede? Ovviamente i laureati di ingegneria sono quelli che potete vedere, i laureati in materie psicologiche sono quelli che potete vedere, vi assicuro che è molto più facile andare a lavorare con ingegneria che con un settore, in un ambito psicologico. Con questo io non voglio dire che i nostri ragazzi devono scegliere una formazione rispetto a un'altra. Devono sapere che se anche affrontano una materia umanistica, il digitale sottostà a qualsiasi tipo di formazione. Non è più un tema dedicato a chi verticalmente continuerà questa formazione, è trasversale. Però le ragazze difficilmente accedono a questi che sono settori considerati tradizionalmente maschili. Cosa succede? Si avvicinano con difficoltà, quindi in numero inconsistente, ai campi di maggior appeal per il mercato del lavoro. È un peccato per le ragazze, un peccato quindi per le nostre figlie, un peccato per le ragazze, è un peccato per il settore, perché dove non c'è diversità di genere, anche un settore a un certo punto diventa sterile. E quindi noi ci siamo chiesti: quando è che dobbiamo andare a parlare con le ragazze? Quando è che possiamo fare la differenza? E noi possiamo fare la differenza con questo progetto che si chiama Girls Code It Better. Vuole avvicinare, quindi promuovere alle ragazze in età precoce, quindi stiamo parlando delle scuole secondarie di primo grado, in collaborazione con la scuola, con le realtà territoriali, percorsi di programmazione informatica. Noi facciamo dalla programmazione alla fabbricazione digitale, quindi robotica, elettronica. Nell'anno scolastico 2014-2015 abbiamo intercettato il desiderio di 17 scuole che poi abbiamo dovuto far confluire su 10 scuole capofila a Milano, Bologna, Imola, Reggio Emilia e Modena. Si sono candidate 350 ragazze. Noi ne abbiamo potute selezionare, in realtà le abbiamo sorteggiate, 160, e anche questo è un peccato, perché 350 ragazze vuol dire che erano davvero interessate, forse motivate ad approcciare questo tema. Sono 45 ore di laboratori, abbiamo iniziato a novembre, finiamo alla fine di marzo. E altri dati di innovazione di questo progetto: in classe per 45 ore in compresenza c'è un coach, è un docente, un insegnante, un educatore e un maker che è il tecnico. Anche prima sentivo parlare di making, è molto importante che i maker, che adesso solo sul territorio se ne parla molto, si parla molto di Fab Lab, di fabbricazione digitale, si mettano in contatto con la scuola. Loro sono i tecnici dei quali parlavate prima, loro sono le persone che possiamo intercettare perché possano dirci qualcosa di più della tecnologia. Non possiamo sapere tutto, non possiamo essere docenti di lettere ed essere dei programmatori, magari qualcuno è, però è veramente difficile. Cosa facciamo? Formazione sulla metodologia per i coach, quindi i nostri insegnanti, i nostri maker fanno la formazione sulla metodologia. E anche i referenti del progetto fanno la formazione, che sono persone che sono all'interno della scuola. Quindi c'è questo coordinamento didattico congiunto, mondo della scuola, mondo maker, quindi didattica e tecnica. Fondamentale è la metodologia. Noi utilizziamo la metodologia costruttivista, la metodologia per problemi e progetti. Imparare a pensare, a progettare e solo in quel momento cominciare a fare e costruire.
le ragazze che abbiamo trovato quest'anno fanno molta fatica in questo processo. All'inizio, i primi incontri, dicevano: io credevo di attaccarmi a un computer e cominciare a fare del coding. Il coding è un linguaggio, lo possiamo imparare. Se non abbiamo progettato il perché devo usare questo strumento, rimane uno strumento sterile che non serve a molto. Quindi per noi è fondamentale la serie di competenze che le ragazze possono raggiungere, come imparare a imparare, rispettare le consegne, comunicare, esercitare il pensiero critico. Vi faccio vedere alcune fotografie, ma in realtà l'immagine, questa è carina, di questa ragazza che sta pensando, facciamo della modellazione 3D, abbiamo fatto con SketchUp questi bidoncini che poi si muovono, si aprono con Arduino, ma secondo me la cosa più carina è che questa ragazza che ha preparato questo bidoncino che è da tavolo, è questa ragazza quando vede come si realizza con la stampante 3D. È rimasta assolutamente scioccata nel vedere che lei aveva progettato questa cosa, lei l'aveva disegnato con SketchUp, e vi assicuro che non è una cosa banale. Comunque è una competenza e una conoscenza veramente di valore. Ma quando ha visto la stampante 3D fare il suo bidoncino, questa è stata il suo stupore, secondo me è molto esemplificativo di quello che facciamo noi adesso. Quello che vi dicevo che potrebbe essere interessante è che noi stiamo selezionando delle scuole anche in Lombardia. È sufficiente avere dei PC, non è necessario avere dei super tablet, l'importante è avere dei computer, una rete internet veloce, questo è fondamentale, e soprattutto avere esperienza o curiosità nel cooperative learning, nella didattica, aver voglia di stare insieme e muoverci su questo terreno che secondo noi è molto importante. Il corso è gratuito, quindi abbiamo potuto intercettare molte ragazze che diversamente a questo tema avrebbero fatto molta fatica ad avvicinarsi. Grazie.